Salve a tutti. Cercherò di essere breve, come mi capita spesso di essere in questi video, sia perché i miei video non sono esaustivi, non sono conferenze e semplicemente sono gli spunti di riflessione. Non posso stare qua ore a dire determinate cose. Magari sarebbe meglio farli in altri luoghi piuttosto che su YouTube. Su YouTube è un modo di comunicare, di relazionarsi, il mio semplice canale, molto alla portata di tutti. Per cui non si fanno conferenze, non si fanno lezioni, soprattutto. È un modo per portare all'attenzione di certi fenomeni a chi non li conosce. Io mi rivolgo a tantissimi utenti di tutte le età e non solo agli specialisti. Anzi, agli specialisti non mi rivolgo per niente. Magari ne sanno loro più di me, anche se in certi casi mi sembra di no. Comunque, questo video, è giusto per mettere un po' le cose a posto, no? Chi segue il mio canale sa che di tanto in tanto mi pendono dei fili e io devo riannodarli perché sennò non riesco ad andare avanti. E ultimamente è riesplosa la polemica fra animalisti, chiamiamoli così, non mi piace il termine, l'ho già detto, e coloro i quali sono molto critici sulla sperimentazione animale. Ma non è un video su questo argomento. Ormai l'ho trattato, ho detto la mia e basta. Mi fermo qua, non è che il mio canale è monotematico e si occupa esclusivamente di questo. Però dalla lettura dei innumerevoli commenti, da altrettanti innumerevoli messaggi privati da Facebook e da YouTube, a volte mi sono trovato in grosse difficoltà nel poter coordinare un po' tutto. Insomma, io ho all'attivo oltre 1.000 video, la maggior parte si occupano di altre cose, non di sperimentazione animale, non sono qua a parlare solo ed esclusivamente di quello. Ho fatto alcuni video, ho detto la mia, punto. Insomma, poi c'è chi si accanisce e allora a me mi viene da pensare che evidentemente è stato toccato qualche nervo scoperto. Mi rendo conto che hanno un accanimento su certi video che mi sembra proprio completamente fuori luogo. Per cui quando si tratta di parlare di certi fatti, vengono subito portati avanti i soliti cavalli di battaglia, cioè chi sei tu per dire certe cose? Cioè vogliono che io mostri la mia patente di cosa, non lo so, dice quali titoli hai? È una cosa che detesto tantissimo sentirmi dire questo, perché io penso che qui su YouTube non siamo in un ambiente di ricerca scientifica per cui io devo dimostrare di avere delle determinate conoscenze, qui chiunque può parlare, io ho il diritto di parlare come ha diritto di parlare chi non ha laurea, chi non ha master, chi è semplicemente anche per strada, si ferma, dice io la penso così e la metto su YouTube e nessuno può andare a dirgli, nessuno deve dirglielo. Dice ma chi sei tu per dire queste cose? Ma chi sei tu per dirmi a me queste cose? Ma si prendono veramente così tanto sul serio che a me vengono infiniti dubbi. Allora, per cui, oltre al fatto che ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, anche chi non ha i titoli per farlo, vorrei anche dire aggiungere qualche altra cosa, perché poi fra i tanti commenti e messaggi privati, molti mi inviano anche dei video. Io non ho tempo, non ho pochissimo tempo per mettermi a vedere tutti i video che gli amici mi mandano. Li accolgo sempre molto volentieri, ma non ho il tempo per vederli tutti. Qualcuno l'ho visto, non ricordo gli utenti, non mi interessa entrare in polemica con nessuno, insomma, è una cosa ridicola poi. Ma sentire delle dichiarazioni per cui si decontestualizza il pensiero di uno studioso, di uno scienziato, portandolo a supporto delle proprie tesi, è una cosa completamente sballata. Cioè, se io mi metto a parlare di Galileo Galilei, tutti quanti si inchinano al pensiero di Galileo Galilei, cominciando dal sottoscritto. Galileo Galilei però occupava di astrologia, faceva gli oroscopi, quelli che noi chiameremmo oggi oroscopi. Eppure Galileo lo faceva, e lo faceva anche Newton, e lo faceva Kepler, lo facevano tantissimi studiosi. E allora? Per cui venirmi a citare studiosi che magari non proprio così distanti da noi come Galileo, Newton e Kepler, ma studiosi che hanno lavorato negli anni 50 e 60, hanno fatto delle grandissime ricerche, delle grandissime scoperte, degli studi importantissimi, come ad esempio mi è stato inviato un video di Rita Levi Montalcini, sembrava essere a favore di questa sperimentazione animale, ma non dimentichiamoci che Rita Levi Montalcini ha lavorato soprattutto come ricercatrice negli anni 60, negli anni 50, 60, quindi molto tempo fa. Le cose sono molto cambiate da allora, quindi decontestualizzare è una cosa che è sbagliatissima e
è ridicola secondo me. Prendiamo YouTube per quello che è e poi non vi fate sgamare, perché se vi accanite su certi video, si capisce che qualcosa non va. Cioè, voglio dire, se io vedo dei video allucinanti, assurdi e totalmente cretini su certe cose, ma che ne so, e io non mi vado a commentare questi video in maniera ossessiva, magari mi faccio il mio video tranquillo, per i miei cavoli, per i miei fatti miei, in cui dico le mie ragioni, perché spiego perché non è possibile fare questo, ma non vado a ossessionarmi e a ossessionare l'autore di questo video per cercare di dimostrare il contrario, altrimenti significa che qualcosa non va, c'è qualcosa nel meccanismo che è sporco, che è corrotto, che insomma, a buon intenditor poche parole. Ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, cerchiamo di non decontestualizzare mai gli studi fatti da grandi scienziati del passato, cerchiamo sempre di vederli nel loro tempo, e capiamo che poi in fondo questa è semplicemente una piattaforma. Se vogliamo poi parlare di contenuti seri, andiamo nelle sedi opportune, ma non qui su YouTube. Io oltretutto con questo chiudo il discorso, perché mi sono stancato di dire sempre le stesse cose e magari nessuno legge i link che lascio nei vari video che propongo, per cui nessuno legge la descrizione del video, per cui mi vengono a fare polemiche sterili, inutili, a riempirmi e a intasarmi la Gmail, anche perché ultimamente ci sto capendo ben poco, ma arriva di tutto, è abbastanza confusionario, quindi già mi sto incasinando da solo. Poi se vi ci mettete anche voi, cari amici, che non avete un cavolo da fare dalla mattina alla sera, e allora io davvero dico, ma per favore, lasciamo stare, fatevi una passeggiata, uscite, fatevi una passeggiata, perché evidentemente non avete capito proprio niente. Grazie, alla prossima.